Questa edizione Next Generation ha permesso a noi di continuare a fare il lavoro iniziato 3 anni fa con Gifford Innovation Hub all'antica Ramiere, però il nostro lavoro ovviamente non si ferma mai, quindi l'evento festival è un modo per raggruppare un po' tutte le energie e i valori che creiamo durante l'anno, portando qui e facendo appunto nuove relazioni con i ragazzi del Dream Team, che sono questi talenti che vengono da vari paesi e vengono qui a Gifford in 10 giorni, poi sviluppano progetti ma arricchiscono il loro bagaglio umano e culturale grazie appunto al brand Gifford. Qui abbiamo colto l'occasione del festival per sancire la nostra partnership con l'Università Tecnologica di Monterrey, dove abbiamo già una relazione da 3 anni, però adesso andremo lì e quindi creeremo ancora maggiormente progetti di formazione con tutti gli Atenei nel Messico. Abbiamo anche una relazione molto forte con la Svezia, con la città di Lund e con il Creative Plot, che è questo acceleratore creativo che sta in questa zona che attualmente è il parco scientifico più grande d'Europa, e stiamo aprendoci anche all'Università di Washington e all'Università della Corea del Sud, perché l'obiettivo qual è? Molti talenti, molti giovani dell'università vogliono avere competenze diverse. Noi con il Gifford Dream Team diamo queste opportunità in poco tempo, dandogli appunto tutta una serie di strumenti di formazione che funziona, è un modello che è molto efficace, quindi questo penso è una cosa importante che Giffoni dà a questi ragazzi, che mettono il loro bollino Giffoni Dream Team su LinkedIn, e per me questo è una delle cose, dei successi più grandi del Giffoni Innovation Hub. A brevissimo c'è qualcosa in programma per la Giffoni Innovation Hub? Ma come dicevo prima, noi non ci fermiamo mai, io adesso sarò a Milano per una serie di incontri, dopodiché andrò in Francia, perché è chiaro che anche lì con i nuovi acceleratori e i nuovi fondi di investimento creare connessioni è importantissimo. Sarò in Svezia a settembre, in Messico sempre a settembre, a ottobre sarò in Macedonia, a novembre a Doha, quindi diciamo il mio lavoro da ambasciatore di Gifford Innovation Hub permetterà di non fermarmi mai, quindi un lavoro che non si ferma mai.